fare il nostro mousse vegano abbiamo bisogno di questi ingredienti texturanti. Inizialmente parleremo del vegan mousse gelatin, che è un gelificante di origine vegetale specifico per fare la mousse. In questo caso una miscela di amidon e un tipo di agar agar che ha una temperatura di gelificato più basso. Da questo modo si può utilizzare per fare un mousse. A continuazione anche parleremo del potato whip, che è una proteina di origine di patata che vi darà la stessa funzione che vi dà un bianco di uovo per fare la nostra meringa in base di acqua e avere una elaborazione 100% vegana. L'ultimo ingrediente sarà la gomma di xantana, che in questo caso è un addensante che lavora come emulsionante anche per avere una bella stabilità fra la parte di acqua e di grasso. Iniziamo versando l'acqua in una caraffa con il potato whip e frulliamo un minuto. C'è bisogno di frullarlo bene per evitare nessun grumi. Versiamo il tutto in un bowl del KitchenAid e iniziamo a montare. Da un'altra parte, in una pentolina, si aggiunge l'acqua e il vegan mousse gelatin, sempre a freddo inizialmente, e miscoliamo bene con una frusta fino a che diventa una base fina, senza grumi. A questo punto iniziamo a scaldare, importante sempre con movimento costante. Troverai che un cambio di consistenza quando inizi a bollire, addensa leggermente. Miscoliamo la gomma di xantana nel zucchero e questo si aggiunge direttamente alla base della meringa. Poco a poco, fino a che diventa tutta una base regolare, continuiamo a montare fino a diventare la meringa. Il cioccolato sciolto a 45 gradi lo miscoliamo subito con un po' di olio di girasole. Questo vi darà un po' più di fluidità alla base. A questo punto versiamo tutto in una caraffa e con un frullatore a immersione emulsioniamo con l'acqua e la nostra gelatina vegana. Versiamo tutto in un bowl. È importante sempre che la base si lavora verso le 35-40 gradi per evitare la pronta gelificazione. Versiamo la meringa alla base con il cioccolato e iniziamo a miscolare. Continuiamo con il resto della meringa fino a diventare la mousse pronta. Una volta abbiamo la mousse finita, è importante lavorare sempre sopra le 35 gradi perché sennò il gelificante inizia a lavorare. Versiamo tutto in un sac à poche e siamo pronti per riempire le nostre stampi.